Bene, chi mi vuole seguire nella lettura del versetto che precede alla predicazione si trova in Apocalisse 22, dal 16 al 21. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide, la lucente stella del mattino. E lo spirito e l'esposa dicono, vieni. E chi ode, dica, vieni. E chi ha sete, venga. E chi vuole prendere in dono dell'acqua della vita. Io dichiaro ad ognuno che ode le parole delle profezie di questo libro, che se qualcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà su di lui le piaghe descritte in questo libro. E se qualcuno toglie delle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dal libro della vita e della santa città e delle cose che scritte in questo libro. Colui che testimonia queste cose dice, sì, io vengo presto, amen. Sì, viene Signore Gesù, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. Buon sabato. Funziona, si sente, vero? La chiesa è bella piena. Addirittura sono le persone sedute di là. È bello vedere questo. Rivedo con piacere diversi di voi, alcuni ci vediamo per la prima volta. Ci sono diversi volti nuovi e ci sono alcuni che mancano perché si sono addormentati. Prima di aprire assieme a voi e meditare su questa parola e dare seguito poi a una riflessione, vorrei invitarvi ad avere un momento di preghiera silenzioso. Prima ai bambini è stato detto che oggi si parlerà della preghiera. E vogliamo cominciare con una preghiera. E chiediamo al Signore di renderci pronti ad ascoltare e a ricevere la parola che Lui vuole dirci. Chiniamo il capo e preghiamo. Amen. Questo testo che è stato letto è la conclusione della Bibbia, la conclusione della parola di Dio. In realtà è soprattutto la conclusione del libro dell'Apocalisse. Ed è interessante la conclusione di questo libro con questa parola che inizia il testo che è stato letto. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. È la rivelazione di Gesù che si conclude. L'Apocalisse comincia proprio con questa frase, la rivelazione di Gesù Cristo, rivelazione di Gesù Cristo. Eppure nel capitolo 1 dell'Apocalisse c'è questa espressione, io, Gesù che parla, io sono la luce, io sono il primo e l'ultimo. E qui c'è di nuovo Gesù che si presenta. Nel capitolo 1 c'è scritto io sono. E nella Bibbia questa espressione io sono nelle labbra di Gesù non è una semplice autopresentazione, io sono Paolo Benini, no. L'espressione detta nei testi di Giovanni in particolare indica la divinità di Cristo. E nell'Apocalisse la divinità di Cristo si manifesta in una maniera fortissima. Tempo fa, parlando con un testimone di Geova, gli presentai alcuni testi sulla divinità di Cristo e lui
contestò dicendo: ma non sono affermazioni dirette di Gesù, perché lo dicono gli altri, sono gli altri che dicono questo, come se la parola degli altri, che è nella parola di Dio, come se la parola di Matteo, di Marco, di Luca, di Paolo, di Pietro, di Giacomo, non sia parola ispirata. Ma nell'Apocalisse questo non può essere neanche affermato, perché a più riprese nell'Apocalisse Gesù si presenta come il Creatore, come il Signore, come il primo e l'ultimo. In questo testo, dove Gesù, lui stesso, conclude la rivelazione, e conclude la rivelazione non solo dell'Apocalisse, ma di tutta la Bibbia, ci sono quattro messaggi che ci vengono da Gesù, o quattro messaggi che il testo contiene. L'ultimo testo, il versetto 21, e l'ultima parte del versetto 20 non sono parole dirette di Gesù. Il versetto 21 è: la grazia del Signor Gesù sia con voi. E questa è un'espressione comune nel Nuovo Testamento, almeno la metà dei libri del Nuovo Testamento conclude con una frase simile. Paolo, molte delle sue epistole, le conclude con questa frase: la grazia sia con voi, la grazia del Signor Gesù sia con voi. Anche qui c'è questa conclusione che è un saluto finale, tipico di quel tempo. Poi ci sono, dicevo, quattro messaggi. Vediamoli ad uno. Messaggio numero uno: e lo Spirito e la Sposa dicono vieni, e chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole prenda il dono dell'acqua della vita. Questo è uno dei testi oggi profondamente confermato dagli studi, è un profondo testo sulla missione. La missione è la missione dello Spirito. Se lo Spirito non tocca, se lo Spirito non visita, se lo Spirito non opera, il nostro parlare può convincere ma non converte. La conversione, la nuova nascita, il rinnovamento, la trasformazione di una persona in figlio di Dio è solo opera dello Spirito. A Nicodemo, che era perplesso sulla frase che Gesù gli aveva detto, Gesù ribadisce alla sua domanda, alla sua reazione: ma come può un uomo nascere di nuovo quando è vecchio? Può entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere? Gesù gli risponde: se uno non è nato d'acqua e di spirito. Nel Nuovo Testamento l'azione dello Spirito Santo è un'azione non visibile, impercettibile, ma che agisce dall'interno e trasforma. Più di un testo presenta questa azione dello Spirito. Però la missione, che è missione dello Spirito, che lo Spirito è l'unità davanti allo zero, senza l'unità lo zero non vale niente, senza lo zero l'uno vale sempre. Lo Spirito chiama a cooperare con Lui per la missione alla Chiesa. E la Chiesa è invitata a ripetere assieme allo Spirito: vieni. Nella Bibbia la salvezza è opera di Dio con la collaborazione dell'uomo. Non soltanto la collaborazione a dire sì, noi, alla sua chiamata, ma a ripetere con Lui quella chiamata. Poi c'è la terza verità, che è una verità straordinaria, che è una verità unica e che oggi è profondamente confermata dai dati. La seconda parte del versetto 17: e chi ode dica vieni. L'azione dello Spirito, l'azione della Chiesa, non è solo a se stessa. L'azione dello Spirito c'è sempre, l'azione della Chiesa ha una sua funzione, ma il punto fondamentale della missione è da persona a persona. Ci sono degli studi che sono stati fatti
uno di questi è stato fatto anche dalla Conferenza Generale, un altro è stato fatto da Joseph Kidder, che qualcuno di voi ha conosciuto, penso che qualcuno di voi sia stato a Milano quando abbiamo avuto Joseph Kidder a un congresso. Se le campagne evangelistiche impegnano e sviluppano una gran mole di lavoro e costano, il loro risultato è il 2%, mentre la testimonianza personale, il risultato, è il 94%. Lo dicevo prima nella classe, nel gruppo dove ero. In Germania abbiamo una importantissima stazione televisiva che trasmette via satellite in tutto il mondo, che ha un impatto di telefonate non indifferente, ricevono costantemente delle lettere. Ma sentivo un paio di mesi fa, parlavo con il vice direttore della televisione, un fratello rumeno, che mi diceva: ci sono delle persone che hanno telefonato, ma poi sono diventati membri di chiese evangeliche. Perché? Perché il contatto finale l'hanno avuto con una persona. L'appello indiretto è avvenuto con un contatto con una persona che non era avventista. Così noi abbiamo seminato, abbiamo investito e altri hanno raccolto. Questa è una verità assolutamente confermata da innumerevoli studi. 25 anni fa, più di 25, ormai sono 28 anni fa, il Consiglio Ecumenico delle Chiese di Ginevra, lo cito non perché mi sia simpatico, ma perché è un dato scientifico, ha presentato 10 fattori di evangelizzazione. E alla fine dice: di questi 10, quello che urge di più è da persona a persona. Da persona a persona è il fondamentale strumento che Dio ha scelto per l'evangelizzazione, per la proclamazione del messaggio, per l'invito a venire. Poi qui in questo testo c'è una terza verità, in questo stesso testo: e chi ha sete venga, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Qui abbiamo in questo testo una presentazione della Trinità. E se in questo testo si parla dell'azione dello Spirito, si parla anche del contenuto di questa azione. Il messaggio è portare l'acqua della vita, è portare Gesù. Gesù è l'agente catalizzante che lo Spirito propone per il cambiamento della vita di una persona. La nuova nascita, dirà l'Apostolo Paolo, se uno è in Cristo, diventa una nuova creatura. Ma lo Spirito Santo compie un'opera di presentazione di Cristo. Nell'ultimo sermone di Gesù, 4 volte Gesù presenta l'opera dello Spirito. Al capitolo 14, versetto 12, presenta lo Spirito che viene a sostituire Gesù. Ma al capitolo 14, versetto 23, è scritto: lo Spirito viene per ricordare quello che Gesù ha insegnato. Al capitolo 15, versetto 23, dice che lo Spirito viene a testimoniare di Gesù. Al capitolo 16, versetto 7, dice che lo Spirito viene a convincere di peccato. E poi dice: il peccato è perché non credono in me. Lo Spirito Santo viene a portare la fede in Gesù. E qualche versetto più avanti, versetto 12, lo Spirito Santo viene a annunciare le cose future di Gesù. L'evangelizzazione è opera dello Spirito, è una commissione affidata alla Chiesa. L'azione, l'opera, il contenuto della missione è Gesù. Che messaggio forte c'è nella conclusione della Bibbia. Ma qui c'è un altro messaggio ancora, che è ancora più straordinario e che rende in qualche modo concreto e pratico l'opera che ognuno di noi è chiamato a fare.
Leggiamo i versetti 18 e 19. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, Dio aggiungerà i suoi mali, i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa alle parole del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dall'albero della vita e della città santa che sono descritti in questo libro. È evidente che qui il testo si riferisce all'Apocalisse. Ma questo testo fa eco a una frase che Gesù aveva detto all'inizio del suo ministero. Il cielo e la terra passeranno, ma nella mia parola non passerà nulla. E poi dice, chiunque avrà aggiunto qualcosa o avrà tolto qualcosa, saranno aggiunti, la stessa frase che c'è qui. Leggete in Matteo 5, versetti 18 e 19. La missione non è missione se non è basata su questa parola. È importante che sia chiaro questo. Paolo, che era l'apostolo Paolo, dice: mi sono prefisso di non sapere altro fra voi, nient'altro e nient'oltre di quello che è scritto. E Gesù, nella sua ultima preghiera, la tua parola è verità. Ma Gesù ha insegnato a predicare la parola, ci ha testimoniato l'uso della parola. Stupisce, meraviglia vedere Gesù come conosceva la parola di Dio e come contesta non solo a Satana ma anche agli uomini basandosi sulla parola. La nostra testimonianza non è testimonianza secondo la volontà di Dio se non è secondo la parola di Dio. Gesù ha dato la definizione più sublime della Bibbia, cita un salmo in Giovanni 10, dice che quel salmo è norma, è legge, e poi conclude dicendo è parola di Dio. La Bibbia, e ieri sera abbiamo visto come il Signore ci tiene a difendere la sua parola, lo vedremo ancora meglio domani sera, vedremo altre cose. La terza verità, la quarta verità che c'è in questo testo, la prima, la missione è opera dello Spirito. La seconda, la missione è in cooperazione con la Chiesa collabora con lo Spirito. La terza, la missione è da persona a persona. La quarta, la missione è portare Gesù. La quinta, non quattro, cinque, la missione è portare Gesù attraverso la parola. E questa è un'altra grande verità che trovate nel Nuovo Testamento, nelle parole di Gesù. In Giovanni 5,39 Gesù dice: voi investigate le scritture perché pensate che soltanto perché portate la scrittura negli angoli della vostra veste avete vita eterna. No, non è così. La scrittura rende testimonianza di me. E Gesù concluderà il suo ultimo messaggio prima di salire al cielo e cominciando da Mosè e da tutti i profeti e i salmi racconto loro tutte le cose che lo concernevano. Che studio biblico dà Gesù? Insegna qual è il contenuto dell'Antico Testamento. Ma qui c'è un altro messaggio. Ho detto quattro, mi sono sbagliato, sono sei. Il quinto è quello sulla parola, che non dobbiamo né tagliare né cucire né aggiungere né togliere. Il quinto messaggio è il versetto 20. Sempre parola di Gesù. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. È Gesù che parla. Lo dice in prima persona: vengo presto. Ma vi rendete conto? Questa è la conclusione della Bibbia. Perché da ora in poi c'è qualcos'altro, non è parola di Gesù. La Bibbia conclude con l'annuncio del ritorno di Cristo. Il ritorno di Cristo è la conclusione di tutto. La Bibbia dice vengo presto anche se ancora mancavano 2000 anni. Il che significa che il ritorno di Cristo va predicato anche se non è imminente.
Non si predichi il ritorno di Cristo perché il giornale ci dà delle cose, ci dice delle cose che indicano che i segni si stanno compiendo. Si parla del ritorno di Cristo perché il ritorno di Cristo è verità fondamentale nel messaggio biblico. L'anno scorso abbiamo, l'ho fatto anch'io attraverso diversi articoli sul Messaggero, diversi convegni che ho condotto in alcune nazioni sulla riforma protestante. Che noi abbiamo bisogno di imparare anche qualcosa da lì. Ma c'è qualcosa che gli eredi della riforma protestante hanno dimenticato il rapporto a Lutero. E c'è un teologo svizzero, Paul Althaus, che agli inizi del secolo scorso dice è un gesto, è un atto colpevole da parte dei protestanti aver dimenticato questa verità di Lutero. E sapete quale verità? Si conosce il protestantesimo, si cita la riforma protestante per 4 frasi, anzi 5. Sola grazia, sola fede, solo Cristo, sola scrittura, vi ricordate? Ce n'è una quinta, soli Deo grazia, soli Deo gloria. Ma ce n'è una sesta che hanno dimenticato totalmente, ma che ci sono diversi scritti di Lutero che ne parlano e che Paul Althaus punta il dito contro i leader delle chiese protestanti. Dice è un atto colpevole che i leader del protestantesimo abbiano trascurato la verità che Lutero aveva scoperto sulla seconda venuta di Cristo. Non se ne parla, non se ne parla. Soprattutto le chiese protestanti non ne parlano. E Lutero dice qualcosa di straordinario. Lutero dice il messaggio della salvezza lo possiamo paragonare a un ponte. A un ponte che collega questa vita con quella eterna. E dice questo ponte è sorretto da 2 torri. Una torre è la prima venuta di Cristo. La seconda torre è la seconda venuta di Cristo. Se crolla una torre, il ponte collassa. Non possiamo predicare la salvezza, il ponte della salvezza, senza la prima e la seconda venuta di Cristo. Oggi perché si è dimenticata questa verità? È semplice. Perché non serve. Perché con la dottrina dell'immortalità dell'anima già si va a miglior vita, ma è un controsenso, è una bestemmia, è la prima menzogna che abbiamo letto questa settimana nella scuola del sabato, nella Bibbia attraverso la scuola del sabato. Lutero aveva questa comprensione della prima e della seconda venuta di Cristo, che fino a quel tempo non era predicata. Ed era quando era annunciata la gente aveva terrore perché la seconda venuta di Cristo era presentata come il giudizio, come la punizione. Mentre la Bibbia presenta la beata speranza della seconda venuta di Cristo. Ecco allora che il messaggio che l'Apocalisse ci presenta come conclusione, e anche qui c'è questo messaggio. Io sono l'acqua della vita e Gesù si è presentato come acqua della vita parlando con la Samaritana. Ma Gesù ha detto anche della seconda venuta e qui c'è la prima e la seconda venuta enunciata in questo messaggio. Siete d'accordo? Sì o no? Ma la Bibbia conclude con qualcos'altro. Questa è la conclusione secondo la parola di Gesù. Ma c'è qualcos'altro qui. Rileggo il versetto 20. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signor Gesù. Questa è una preghiera. E prima del saluto finale, l'ultima parola della Bibbia, l'ultima frase del testamento di Dio, e Dio la concede alla Chiesa e la Chiesa pronuncia una preghiera. Che
posto ha la Bibbia per la preghiera? La Bibbia conclude con una preghiera. Ci avete mai pensato? Ma andiamo un pochino più a fondo. La Bibbia inizia con una preghiera. Avete mai letto il testo sulla preghiera nella Genesi? L'avete mai letto? Ve lo ricordate dov'è? L'avete letto o non l'avete letto? Adesso qualcuno che comincia a guardare, ma dov'è? C'è. Quando il Signore... No, facciamo un salto indietro. Quando Adamo ed Eva si nascondono, si vergognano perché sono nudi e sentono la voce di Dio il quale cammina nel giardino e lo chiama, vi ricordate? È la prima espressione che trovate nella Bibbia dopo il peccato. Ed è una parola che Dio pronuncia. Ma quella parola è un'offerta al dialogo. Sì o no? Quella parola, Adamo, dove sei? Adamo ha paura, si nasconde. Ma quella parola è un'offerta al dialogo. È un dialogo. E la preghiera è dialogo con Dio. Fondamentalmente la preghiera non è la lista delle cose che io chiedo a Dio. Fondamentalmente la preghiera è un'udienza che Dio ci concede. È un dialogo con l'Onnipotente. È un incontro con il Creatore. La preghiera è un cammino nel santuario. È camminare con Dio. È stare con Dio. E sono convinto sempre di più che se noi vogliamo lo Spirito Santo... E molto di più volere lo Spirito Santo che solamente chiederlo. Volere lo Spirito Santo è stare con Dio, stare alla presenza di Dio. Paolo dirà, se uno è in Cristo, lo Spirito di Dio è in lui. Vi ricordate Romani 8? Per cui pregare è il primo, uso una terminologia sportiva, il primo assist che Dio concede all'uomo dopo che questo ha peccato. E tant'è vero che la preghiera rimane ancora oggi nel mondo, non nel mondo avventista, non nel mondo cristiano, nel mondo, l'atto religioso per eccellenza. Solo che, come tutte le cose, anche questa è stata adulterata, è stata rovinata, è stata svuotata del suo significato. I musulmani sono il popolo che prega di più, ma la preghiera del musulmano, e l'ho sentita da dei musulmani, ho incontrato a Londra nel giugno scorso un missionario avventista che era un imam. Ho comprato un libro, gli ho fatto un'offerta perché viene da un paese dell'Africa che ha uno stipendio di $12 al mese. Non gli ho fatto un'offerta. 4 stipendi gli ho dato. Gli ho dato 50 euro. Perché mi ha fatto pena. Ho comprato il libro, costava 20 euro, avevo 50 euro. Non ho il resto, tienteli tutti. Racconta la sua storia da imam a cristiano. E dice che un imam invita la preghiera che per un musulmano è un atto di paura. Ma la preghiera invece è, dove sei? Vieni, stiamo assieme. La preghiera è udienza con Dio. E ancora prima di fare la lista dei nostri bisogni, la preghiera, e qui c'è interessante ancora, è da lì che Lutero comincia a predicare il ritorno di Cristo. Lutero scopre la verità del ritorno di Cristo in 25 sermoni che ha fatto sul Padre Nostro. E scopre, e lo scrive, studiando il Padre Nostro, venga il tuo regno, mi sono reso conto che il regno di Dio non è quello di adesso, anche in me, perché in questo mondo non c'è il regno di Dio.
Non esiste la realtà che predicava Sant'Agostino, non Sant'Agostino, che predicava Agostino, che diceva il regno di Dio è il dominio sulla terra della Chiesa. No, non esiste, anche se oggi nel movimento ecumenico si ha quell'obiettivo. Per questo il movimento ecumenico è la cosa più assurda. E contribuire al movimento ecumenico è contribuire alla cosa più diabolica, perché il regno di Dio non è di questo mondo. Il regno di Dio è quello che è in me, è quello che Gesù porterà quando tornerà. E Lutero scopre, studiando il Padre Nostro, che quella è la cosa di cui lui non si era reso conto. Lo scopre nel 1522, 5 anni dopo aver affisso le 95 tesi. 5 anni dopo che già era scoppiato il pandemonio in Europa, la Chiesa Cattolica aveva fatto la scomunica, era successo di tutto, era stato minacciato di morte, scomunicato, ma scopre il regno di Dio, il ritorno di Cristo. E la seconda, il primo concetto di preghiera, la prima benedizione della preghiera è stare in udienza con Dio. E la seconda benedizione della preghiera è questa preghiera: vieni presto, vieni Signore Gesù, venga il tuo regno. Ma io vorrei questa mattina, e chiedo alla regia di prepararsi a mandare le immagini, io vorrei questa mattina introdurvi un terzo ministerio di preghiera, che per me è stata una grandiosa scoperta. Pratica, grandiosa scoperta. Andiamo a leggere questo. Ci sono almeno 15 testi nella Bibbia che parlano di questo, ma vorrei invitarvi a un testo e poi entro in delle esperienze. Prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 2. Esorto prima di ogni altra cosa, versetto 1 e 2, no, 1 a 5. Esorto prima di ogni altra cosa che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini. È assurdo, non è possibile pregare per tutti gli uomini. Ma quando mai? 8 miliardi di persone, forse di più, ma giù di lì. Pregare per tutti gli uomini. Allora qualcuno ha detto, è un'iperbole, è un'esagerazione per dire che dobbiamo pregare. No, è la verità di Dio. Perché al versetto 4 dice, egli vuole che tutti gli uomini siano salvati. E questo non è un'esagerazione, è la verità. Dio vuole salvare tutti. Sì o no? Dio vuole salvare tutti, non ce la fa, non sarà, non perché lui non sia in grado di farlo, perché lui non obbliga nessuno alla salvezza. Dio vuole salvare tutti e vuole che la Chiesa preghi per tutti. E credo che su questo si mostra già una grande falla. La falla significa la mancanza, perché ho capito che qualcuno falla. La falla è una perdita, è un errore, è uno sbaglio, è un peccato. Al giorno che Samuele consegnò a Saul il regno di Israele, lui da giudice di Israele, pronunciò un sermone, un lungo sermone che voi trovate al capitolo 12 del libro di Samuele, secondo libro di Samuele. Samuele pronuncia questo sermone, questo discorso, e sembra un discorso politico, introduce il re, eccolo qua, l'avete voluto, ve lo presento, lo intronizziamo oggi. E poi Samuele dice, io me ne ritorno al mio villaggio, a Rama. Ma guai a me, lui da sacerdote, guai a me di peccare contro l'Eterno, vi ricordate cosa dice?
cessando di pregare per voi. Ora lì è la preghiera di intercessione per il suo popolo. Qui Paolo invita a pregare per tutti gli uomini. Per quale motivo? Per la salvezza degli uomini. E questo testo insegna una verità straordinaria della preghiera per la salvezza, per la conquista d'anime, che è un'arte che come Chiesa avventista, e dopo pomeriggio vi farò vedere una drammatica, drammaticissima, tremenda realtà in cui si trova la nostra Chiesa in rapporto alla preghiera di intercessione. È stato alla fine del 2009, dopo aver già più di una volta c'è un'immagine lì che voi vedete, è stato alla fine del 2009 che invitai il responsabile della scuola del sabato del Portogallo a tenere a Milano un seminario sull'evangelizzazione. E raccontò un'esperienza che mi colpì, ma non mi dovevo colpire, perché già avevamo lanciato con il programma, forse vi ricordate, sì, certo che vi ricordate, è bello essere amabili, l'avevamo lanciato nel 2007, ma nel 2009 ho ricevuto una folgorazione, non come quella sulla via di Damasco, una folgorazione, la preghiera per la missione. E la sera tornai a casa e dissi a mia moglie: dobbiamo cominciare a pregare per la missione. Vi commento alcune foto. Questa prima, questo è un gruppo della scuola del sabato di Bergamo. Vai avanti, fai vedere un attimo la seconda e poi torni indietro a questa. Puoi andare avanti, la successiva. Ecco, questo è un altro gruppo sempre di Bergamo che prega alla fine della scuola del sabato. Almeno 5, 6, 10 minuti di preghiera alla fine di ogni scuola del sabato. Vai, torna indietro. In questa foto, puoi tornare indietro? Ah, beh, posso tornarci anch'io di qua, scusa. Ecco. Vedete, c'è una mezza persona lì. La notate? Per quella persona, che non è mezza lì nella foto, un gruppo della scuola del sabato ha pregato per 2 anni. Sapete chi è quella persona? Qualcuno lo sa? No, non lo sapete, meno male. Perché sarà una novità per voi. Un sabato mattina mi trovavo in chiesa a Bergamo e 2 bambini mi fanno sedere accanto a me questa persona. Era quel sabato, c'era il culto dei bambini nella chiesa di Bergamo. Ero lì, seduto, nella seconda fila, e mi fanno sedere questo signore, che adesso è un leader della chiesa di Bergamo, accanto a me. E in quel sabato il direttore dei ministeri personali, che è quell'omone al centro della foto, Piero, presenta con una proiezione i nomi per cui la Chiesa di Bergamo stava pregando. Aveva raccolto i nominativi per cui si pregava in ogni gruppo, li aveva messi in una diapositiva e li presenta. E quest'uomo che era seduto accanto a me, a sinistra, di là c'erano i suoi nipotini, si alza in piedi, davanti a tutta la prima volta che viene in chiesa, ma avete messo il mio nome là? Era arrabbiato perché si pregava per lui e lui non lo sapeva. E poi si gira indietro. Ma questa chiesa prega per me, chiedendo chi stava pregando per lui. Poi si rivolge a me. Ma tu stai pregando per me? Non sapevo che ero il pastore. Non lo so chi prega. Io non so chi è lei. Io pensavo di doverlo calmare a un certo punto, perché si alza così in mezzo alla chiesa una persona per la prima volta che entra in chiesa. Non sapevo neanche che i nipotini che erano accanto a lui, che quelli che due erano i suoi nipotini, siccome ogni tanto i bambini facevano da diaconi, l'hanno accompagnato lì perché c'era un posto vuoto.
è rimasto talmente colpito nel sapere che c'era una chiesa che pregava per lui, che ha voluto cominciare a studiare la Bibbia. Questo è successo l'ultimo sabato di marzo. Il 13° sabato in genere i bambini avevano un programma speciale, quel sabato avevano il culto. Marzo 2007. Il giorno di Natale è stato battezzato assieme ad altre 11 persone. Quel sabato è venuto in chiesa con 3 scatoloni grandi così. Suo figlio porta assieme a lui questi scatoloni e poi vanno a prendere un altro. Finito il battesimo, quest'uomo apre gli scatoloni e dà una Bibbia ad ognuno dei 12 battezzati e ognuno degli 11 anziani e una a me. Ce l'ho ancora, ce l'ho. Ma non una Bibbia da quelle da 1,50 euro, 82 euro. Aveva portato 21 Bibbie. Fate il conto quanto ha speso. Ma lui non ha speso tanto, vi spiego perché. Poi dice, per 31 anni sono stato il direttore della casa editrice Vaticana, ma non ho mai letto la Bibbia. Ho cominciato a leggere la Bibbia e oggi sono qua. Ci ha commossi, ci ha fatto piangere. Poi mi ha fatto vedere le sue foto assieme a Cardinal Martini, a Paolo VI, a Giovanni Paolo II. È stato un leader della Chiesa Cattolica. L'ha convertito, non è una parola esatta, l'ha toccato la preghiera. Un'altra esperienza sulla preghiera, questa è straordinaria. Vi ho detto prima che mi occupo di scuola del sabato, ministeri personali e evangelizzazione. Questo è il primo progetto di costituzione di nuove chiese per cui come ufficio abbiamo lavorato. È un progetto rumeno nella città di Macin. Non so se siete vicini o lontani da Macin. È non lontano da Braila, 60 km da Bucarest. Il direttore dei ministeri personali della Federazione Montegna mi sottopone un progetto per essere supportato finanziariamente, come qui c'è il progetto East Ends che supportiamo. E mi presenta il progetto, lo valutiamo, gli diamo qualche suggerimento, perché per essere finanziato deve rispondere a certi criteri. Dopo 9 mesi mi chiama Dorin Albu, è il pastore, non so se lo conoscete. Lo conoscete? Dorin Albu? No. Dorin Albu mi chiama e dice, Paolo, dobbiamo chiudere il progetto di Macin perché non funziona niente. Abbiamo fatto campagne evangelistiche, programmi per i bambini, programmi per le donne, programmi sulla famiglia, sulla salute, abbiamo mandato i colportori. Non abbiamo una persona che ha cominciato a studiare la Bibbia. Te l'avevo detto io, in Romania l'evangelizzazione non funziona più. Vabbè, gli dico, Dorin, manda una lettera col voto del comitato che interrompiamo. E lui mi dice, inutile che spendiamo denaro per niente. Giusto, il denaro, sono il denaro delle decime, spenderlo per niente non va bene. E siamo d'accordo così, aspetto la lettera, gli dico. Dopo 3 settimane mi chiama e mi dice, sai, purtroppo, la sorella che abita a Macin, l'unica sorella che abita a Macin, quando gli abbiamo detto che lo interrompiamo, è data su tutte le furie. Non è possibile, non avete fede, non siete uomini, siete bastardi, ha detto anche. Per cui ci ha detto anche, io sento la televisione, la nostra televisione, è possibile che una città di 12.000 abitanti soltanto io guardi la televisione? Fate un sondaggio, perché lei era in sedia a rotelle, fate un sondaggio e vedete se c'è qualcun altro che ascolta la televisione. E allora senti, siccome questa sorella è così decisa non possiamo interrompere subito. Va bene. Dopo 3 mesi mi chiama, oh, abbiamo scoperto che a Macini il 22% della popolazione guarda la nostra televisione.
Allora questa sorella, quando ha saputo questo, ve l'avevo detto io, siete privi di fede. E, no, certe volte certe frasi ci vogliono, sono docce fredde che... Adesso fate un altro sondaggio, perché lei dava gli ordini. Fate un altro sondaggio, andate a visitare le persone che sapete che ascoltano la televisione, perché lei aveva detto anche tutti coloro che guardano la televisione, prendete nota, e cominciate a stabilire rapporti con loro. Così dopo qualche mese mi dice, siamo in contatto con 21 persone. Alcune hanno già cominciato a studiare la Bibbia. E il pastore Marius Nekula, non so se lo conoscete, ha chiesto alla chiesa di Braila di pregare nei gruppi della scuola del sabato tutti i sabati per queste persone. 8 mesi dopo questi sono i battezzati. Di 21 persone per cui la chiesa ha pregato, 20 si sono battezzate. Questa foto ho voluto nasconderla perché gli autori che sono dietro quella hanno chiesto di non far vedere la loro foto. Abbiamo cominciato con mia moglie il primo lunedì di dicembre 2009 a chiedere al Signore delle anime. Signore, dacci delle persone. Non abbiamo pregato per, come la prima foto che avete visto, che un gruppo pregava per lui. Abbiamo pregato, Signore, tu conosci, mandaci delle persone. 1, 2, 3, 4 settimane non succede niente. La quinta settimana era la settimana di Natale. A Milano c'era tanta neve e stava nevicando. Alle 9:30 del mattino qualcuno suona alla porta. Era questa coppia. Ve la faccio vedere. No, scusate, ecco, soltanto un attimo. Perché non chiedono, sono due egiziani, i genitori sono ancora, non sanno ancora che sono avventisti, se vedessero la loro faccia hanno difficoltà. Si avvicinano, vengono, vado loro incontro, gli sto per dare la mano e loro non mi danno la mano. Mi presento e loro invece di guardare in faccia a me guardano dove erano. Siccome si vedeva che erano... non erano italiani e a Milano c'è via Padova dove ogni settimana ci scappa il morto fra immigrati, allora non è che questi qua hanno qualche problema poco gentile, mi sono detto. Poi gli ho detto, lei ha cominciato a parlare, ha detto, noi stiamo cercando qualcuno che ci insegni la Bibbia, lei è disposto a insegnarci la Bibbia? Certo. Mi hanno dato la mano. La sera, questo succede il lunedì mattina, il giovedì sera, era la vigilia di Natale, avevamo organizzato come chiesa a Sesto una cena per persone sole, povere, e io dico a loro, vengo a sapere dopo che abitavano in via Padova, che erano da pochi mesi in Italia, non avevano ancora, erano ospiti, non avevano trovato lavoro ancora. Li invito, siccome l'unica lingua, loro sono egiziani, parlano arabo. Io l'arabo, per me è arabo, non c'è verso. Però abbiamo studiato la Bibbia in inglese. Allora dico a Gloria, che alcuni di voi conoscono, senti, tu che parli inglese, sì, ed è lo Zambia, Gloria, per questo stamattina ti ho detto. E stai con loro. Io ero seduto a capotavola all'angolo, Gloria era qui e loro erano là e sento che parla con loro e dice, ma com'è che siete qui? E hanno detto, noi pregavamo da tanto tempo di trovare qualcuno che ci insegnasse la Bibbia. Lei aveva pregato anche Allah perché era musulmana, il marito no. Il Signore conosce quelli che sono pronti. E se noi chiediamo, se chiediamo, ce li manda. 15 giorni dopo, adesso questi due stanno studiando la Bibbia con alcune decine di musulmani.
hanno un gruppo di evangelizzazione per i musulmani. Due settimane dopo, il venerdì sera, dovevo andare in chiesa a Mirabello, alla chiesa centrale di Mirabello. Siete stanchi? Devo andare in chiesa a Mirabello e quando entro in metropolitana accendo il telefonino, perché il sabato in genere non lo porto neanche con me, lo tengo spento, accendo il telefonino e come il telefonino è acceso, ci voleva un po' di tempo in quel tempo, i telefonini erano un pochino più lenti di quelli di adesso, la suoneria era al massimo, suona e tutti nel vagone della metropolitana si girano verso di me con uno sguardo arrabbiato. E dall'altra parte sono Laura. Io conoscevo tre Laura, ma la voce di quella non mi dava di lei. Lei è il pastore Benini? Sì, perché con mia moglie poi dopo abbiamo continuato a pregare ancora, no? Mia moglie dice, beh, se è la risposta del Signore chiediamone altre. E abbiamo continuato a pregare. Mi chiama Laura, può venirmi a trovare? Sì, sono il pastore Benini, può venirmi a trovare? Dove abita? Abito nel paese dove è nato Giovanni XXIII. Ah, va bene, vicino a Bergamo. Vado a trovarla. E come entro in casa c'era la tavola come questa con una Bibbia verde. Sapete chi sono le Bibbie verdi? Sono in casa dei Testimoni di Geova. Mi gratto la testa perché io avevo deciso di non perdere più tempo con i Testimoni di Geova. E lei, c'era il marito seduto là con un braccio ingessato e lei che era seduta lì davanti al tavolo, io seduto di qua. Ha detto, io ho i genitori Testimoni di Geova, mi pongo delle domande. Mi dispiace che quando faccio domande del genere mio marito ride di me, perché lui crede solo alla scienza. Questa parola crede solo alla scienza mi gira. Io ho tre domande importanti. Uno, possiamo credere che la Bibbia è autentica? Io dico, la Bibbia che c'hai non è autentica, però va bene. La seconda, è vero che Gesù è risuscitato? E la terza, una terza domanda non mi ricordo. E io rispondo. Sono domande importanti per le quali bisogna fare una ricerca scientifica e guardo con la coda dell'occhio suo marito, il quale spalanca gli occhi, lui crede alla scienza. Per farla breve, lei è prima diaconessa e lui è uno degli anziani di Bergamo. Il Signore conosce. E poi gli chiedo un giorno, senti, ma come hai fatto ad avere il mio numero di telefono? Perché ho studiato la Bibbia con loro per un po' di tempo. Ah, me l'ha dato un'amica mia che abita a Francoforte. Francoforte. Il Signore fa anche arrivare a Francoforte i numeri di telefono se vuole. Ah, questa è un'esperienza straordinaria. Ero in treno, stavo prendendo il treno da Zurigo a Lugano. Sono tutte persone che mia moglie conosce bene. Se dico qualcosa può contraddirmi se dico qualcosa di sbagliato, ma non dico niente di sbagliato. Salgo in treno, la mattina avevo predicato a Lugano su un testo di Giovanni 14:10, dove dice le cose che io faccio non le faccio di mio, ma il Padre che dimora in me compie l'opera sua. Vi ricordate il testo, vero? E io salgo in treno, mi riprendo questo testo, lo leggo, perché io mi ero preparato per un altro tema, ma lì sul momento mi si è stravolto tutto. E allora, e poi dico, Signore, vorrei fare questa esperienza, fammi incontrare qualcuno, vorrei parlare con qualcuno. E io, senza perdere tempo, c'è una signora accanto a me che sta leggendo una rivista in tedesco. E io gli dico, Guten Tag, e questa signora fa così. Ma sta qualche secondo, non è che sta... Io penso, forse si voleva pulire gli occhiali, no, non voleva parlare con me. C'è una signora davanti, io ero seduto vicino al finestrino nel treno, la signora era a metà, c'è una signora di là, che come io guardo lei si gira e mi volta le spalle. E dico, Signore, non funziona. Se tu vuoi, guardate bene cosa vi dico ora, ascoltate bene, se tu vuoi che io parli con qualcuno, metto la Bibbia qui sul finestrino e qualcuno deve chiedermi di studiare la Bibbia. Non so se ero ispirato o meno,
Però ho pregato così e ho pregato per 15 minuti, fin tanto che il treno si è fermato alla stazione successiva. Entra questo giovane, si siede davanti a me, apre un libro in tedesco e io dico, ma manco vale la pena che cominci a parlare, perché se questo qui parla tedesco io so soltanto dire Guten Tag, per cui qualche parola in più, ma... Dopo un po' lui comincia a guardare a me e guardare la Bibbia, guardare a me e guardare la Bibbia. E io pregavo, e lui guardava me e guardava la Bibbia. Poi mi dice, in italiano, c'era scritto Sacra Bibbia, era una Bibbia in italiano, avevo predicato in italiano e qualcuno mi aveva tradotto in tedesco. Ma tu leggi la Bibbia, mi dice? Certo, leggo anche, la insegno anche. Ah sì, tu insegni la Bibbia, ma tu mi puoi insegnare qualcosa sulla Bibbia? Io avevo chiesto al Signore che qualcuno mi chiedesse. Ed ecco che in quel momento ho realizzato che il Signore mi aveva risposto. Con questo giovane ho cominciato a studiare la Bibbia, ma non vi dico tutti in retroscena perché è stata un'esperienza lunga. Questo giovane è pastore di una chiesa evangelica di 2000 membri, assieme ad altri 5 pastori. E ogni tanto mi chiedo, Signore, ma perché sto studiando la Bibbia con questa persona che non concludo niente? Signore, oggi ci vado per l'ultima volta. Ma poi lui mi dice, quando viene la prossima volta? Abbiamo studiato finora solo sul libro di Daniele. Gli ha sconvolto la vita e spero che gli ha sconvolga ancora. Ha cominciato a predicare su Daniele. 2 mesi fa mi ha detto, ma se un evangelico come me volesse diventare avventista, si deve ribattezzare? No, il Signore me l'ha mandato. Un anno fa ho cominciato a chiedere al Signore, adesso mi mancano 3 anni e poi finisco in Svizzera, fammi piantare una chiesa. Ho condiviso con mia moglie questa preghiera. Ed ecco che un giorno mi telefono da Milano e mi dice la sorella di Michele Gentile, lo conoscete Michele Gentile qualcuno di voi? La moglie di Michele Gentile. Paolo, c'è un gruppo di persone che vuole studiare la Bibbia. Io stavo chiedendo un gruppo di persone, ma gli dico, ma senti, ma vuoi che venga a studiare la Bibbia con qualcuno a Milano? Sono 350 chilometri. No, è in Svizzera, vicino Berna. Poi sono 70 chilometri, non è proprio vicino. Queste sono le persone che fanno parte di quel gruppo. Avevo chiesto un gruppo, il Signore mi ha dato una chiesa. Non preghiamo per la missione, preghiamo per altro, ma non per la missione. Paolo insegna e chiede che si preghi per tutti gli uomini, ma questo era quello che aveva detto Isaia, la mia casa deve essere una casa di preghiera per tutti gli uomini. E Gesù quando purifica il Tempio dice, la mia casa deve essere una casa di preghiera per tutti gli uomini. Voglio raccontarvi, forse la conoscete la storia di questa chiesa. La conoscete? No, mi fa piacere che non la conoscete, così ve la racconto io. Questa è la chiesa avventista più grande del mondo. Ecco l'interno. Questa chiesa è di 34.000 membri. Quando l'hanno costruita aveva 7.000 membri. Hanno costruito una chiesa con 9.000 posti. Adesso si riuniscono 4 volte ogni sabato, il primo la mattina al sabato alle 6, poi alle 11, poi alle 4, poi alle 7:30. Questa chiesa è stata fondata da questa donna, la più grande evangelista della Chiesa Avventista e forse uno dei più grandi evangelisti di tutti i tempi. È sarta questa donna. Questa donna riceve sarta per donne. Ogni volta che una donna va da lei, sorella vieni un attimo qua, non ne faccio niente. Prende le misure, come stai, come ti chiami, dove abiti. La prima volta quando lo faceva, lei era evangelica, tentava in questo modo di sapere
un giorno parla col suo pastore e gli dice: senti, ma io ho letto nella Bibbia che si parla di sabato, come mai noi osserviamo la domenica? E allora lei comincia, gli dice: io sono credente, eccetera, dopo che ha fatto amicizia, perché in quel tempo in Cina bisognava stare attenti di dirlo. E questa, una persona risponde: anch'io sono credente, io sono avventista del settimo giorno, ci incontriamo tutti i sabati qui a qualche strada vicino. Il sabato? Ma il mio pastore ha detto che il sabato non si osserva. No, no, è scritto nella Bibbia, dice la nostra sorella. Si converte e inizia un ministero di preghiera. Ogni volta che una persona va da lei prende le misure perché vuole attaccare il discorso, dice: ci vediamo fra 4 giorni, ci vediamo la settimana prossima, ci vediamo domani. E comincia di nuovo a cercare di attaccare il bottone. Nel frattempo dedica 3 ore al giorno di preghiera per quella persona. Fin tanto che non si apre una porta. Ha portato l'Evangelo da sola a 5.500 persone. Questa donna è stata lì quando quella foto lì è stata presa alla conferenza generale di Atlanta. E ha raccontato la sua storia. Gli volevano fare il pastore. In Cina l'80% dei pastori sono donne. E lei risponde al presidente che... L'avete conosciuto, Lucio, il pastore Falkenberg, quello alto che è venuto a fare il corso a Milano. C'eri anche tu forse? Falkenberg, il figlio. E lei dice a Falkenberg: ma se io divento pastore, posso pregare di più? Per dirgli: non mi interessa, perché io ho la preghiera come ministero. Questa chiesa che avete visto poco fa, questa chiesa, ogni mattina alle 5 del mattino ha una riunione di preghiera, tutti i giorni, per le anime. E dal 1997, in 21 anni, è cresciuta da 5.000 a 33.000, perché quella chiesa è una casa di preghiera. Se volete che la città di Genova si converta, dovete pregare per Genova. Dovete pregare per gli abitanti di Genova. Se volete che questa chiesa diventi insufficiente, che se ne sorgano altre, dovete pregare. La Bibbia termina con la preghiera, con una preghiera. Ho parlato per un'ora, guardato l'orologio, mi dispiace. Adesso vi invito ad alzarvi in piedi e ognuno di voi elevi una preghiera a Dio e chieda al Signore di convertirlo al ministero della preghiera per la salvezza, se lo volete. Se non lo volete, non lo chiedete, ma se vi interessa, alzatevi in piedi e chiedete a Dio questo. Poi terminerò con una preghiera a voce alta. Signore nostro Dio, ti ringraziamo per la tua parola, ti ringraziamo per il messaggio che questa parola ci lascia, per le domande che ci pone, per quanto ci interpella, per la chiamata che ci rivolge da parte tua. Signore, ti voglio chiedere di benedire questa chiesa di Genova, di fare di questa chiesa una casa di preghiera per questa regione, perché le persone che tu conosci, che sono pronte, siano condotte, così come succedeva al tempo degli Apostoli. Ti chiedo questo, Signore, con umiltà, con richiesta di perdono, con richiesta di conversione, nel nome di Gesù. Amen.